Oggi per la nostra protesta contro il silenzio dell'amministrazione comunale capitolina, contro la giunta Alemanno, per quanto riguarda la nostra richiesta del trasferimento periodico intermunicipale ogni 3 anni dei vigili urbani dipendenti degli uffici tecnici comunali per garantire trasparenza e imparzialità, abbiamo scelto la sede della RAI di Via Teulada al numero 66, la sede storica della RAI, dopo quella di Viale Mazzini. Chiaramente abbiamo già incenato la nostra protesta diversi mesi or sono insieme al responsabile regionale dell'Italia dei diritti, Vittorio Marinelli, e l'Italia dei diritti continuerà ancora ad oltranza queste manifestazioni di protesta, anche per dare voce ai 30.000 cittadini che hanno firmato la nostra petizione per sostenerci in questa battaglia contro la corruzione e la concussione dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici del Comune di Roma, per garantire chiaramente trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni di istituto di questi comparti lavorativi, dei dipendenti di questi comparti lavorativi, per evitare appunto connivenze e collusioni sul territorio. Non siamo noi a dirlo, purtroppo è la magistratura che ci dice questo, è la magistratura che ci racconta, ci dice questo con le varie inchieste, praticamente per le varie inquisizioni, qui c'è un po' di tamburo, e praticamente noi chiediamo alla giunta Alemanno di avviare un tavolo di concertazione. Abbiamo già avuto l'ok dal comandante dei vigili urbani, Angelo Giuliani, che Diego Porta, vice comandante generale, ci ha detto che praticamente è condivisibile un provvedimento di questo tipo, e questo per garantire anche direttamente proprio il prestigio e l'immagine del corpo di polizia municipale e del tutto l'apparato comunale capitolino, proprio per garantire appunto la maggioranza di questi dei dipendenti di questi comparti lavorativi, che svolgono il proprio dovere con abnegazione, senso del dovere, con attaccamento al servizio, contro le mele marce. Queste mele marce, come ho detto in altre occasioni, escrementi delle istituzioni, purtroppo quelli che si macchiano di corruzione, di reati, peculato, falso, abuso, falso ideologico, abuso d'ufficio, corruzione, concussione, sono cose che non dovrebbero esistere purtroppo. Ci sono queste poche mele marce che vanno a inficiare tutto il lavoro della maggioranza dei dipendenti. Non va bene, questo va a discapito della pubblica amministrazione, va a discapito dei cittadini e va a discapito sicuramente del corpo stesso, dei dipendenti stessi, di quelli che svolgono il proprio dovere. Alemanno non può risponderci ancora, no, ancora se ci tiene veramente alla legalità e alla trasparenza nell'espletamento delle funzioni appunto degli impiegati comunali, per quanto riguarda il suo mandato come sindaco. Perciò se tiene veramente a questo tipo di principio, appunto legalità, trasparenza, imparzialità, non può assolutamente prescindere da questa nostra richiesta. Abbiamo un tavolo di concertazione per garantire e prendere in considerazione questa nostra proposta, il trasferimento periodico intermunicipale dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali ogni 3 anni. Ogni 3 anni devono ruotare per evitare connivenze e collusioni sul territorio. Ripeto, garantiamo anche l'immagine di questi comparti lavorativi e della maggioranza dei dipendenti, appunto ne fanno parte, che svolgono il loro lavoro con dignità, professionalità, abnegazione, senso del dovere, senso e attaccamento al servizio, contro le mele marce che vanno soltanto a costare tutto l'apparato istituzionale e amministrativo.